attimo, salutiamo Salutiamo? Sì, dottoressa, mi scusi, le volevo fare vedere, non so se si riesce a vedere, uno dei suoi controllati all'interno del rifugio, di cui lei ha depositato una cartella clinica nella sua relazione, ed era indicato dal gestore come un malato terminale. Noi oggi vogliamo gridare al miracolo! Sul motivo appunto per il quale oggi noi siamo qui, e quindi sarebbe il maltrattamento che abbiamo riscontrato all'interno di questo canile. Naturalmente noi abbiamo portato qui come simbolo Eugenio, detto anche Geggio. Questo cane, in fase di conferenza stampa da parte dell'indagato, è stato definito tra quelli che erano in fase terminale, quindi era uno di quei cani in fase terminale, quindi lei giustamente mi insegna che è un cane che è pronto a morire. E quindi io oggi sono qui lieta di gridare al miracolo che Eugenio è vivo e vegeto e sta benissimo. Grazie naturalmente, non sicuramente al dottore Buongiorno, ma grazie ai volontari. Ora io vorrei spendere due parole per i volontari. Sì, io volevo un attimino spendere due parole per i volontari. Io per volontari intendo tutte le persone che collaborano con l'associazione, se vogliamo specificare iscritte e non, ossia è importante fare sapere, perché mi riprendo un attimino le parole del direttore, quello che fanno i volontari qui in Sicilia credo che è un lavoro che non fa nessun volontario in nessun settore. Io veramente invito chiunque a venire qui in Sicilia, a Catania, a Trapani, a Caronisetta, dove volete, e verificare la stessa situazione, ossia di randagismo in una maniera assoluta, in maniera scandalosa, e case dei volontari pieni di cani, cioè i volontari si vanno continuamente a sostituire a quello che è il compito delle istituzioni, e questa è una cosa che non può più continuare, non è più tollerabile assolutamente. Quindi se è giusto, come diceva giustamente il direttore, assolutamente ognuno deve fare la sua parte, allora io ritengo che questa non è la nostra parte è quella di affiancare le istituzioni, non di andarci a sostituire assolutamente. Per cui la task force faccia ove possibile il suo lavoro, se è possibile creare delle nuove cellule qui al sud, i comuni facciano la loro parte, ma soprattutto, no, ma permettetemi, soprattutto l'ASP deve fare la sua parte, perché non abbiamo una struttura, non esistono strutture che possono sopperire a quello che è il problema randagismo in Sicilia. Grazie.